buongiorno a tutti quanti. Per chi non mi conosce, sono Maurizio Mariotti e faccio parte del team K-Spirit e Dynamite. Quest'oggi sono tornato in cava, una cava che ho già fatto vedere altre volte e mi piace venirci in inverno, quando le cose si fanno un po' più difficili, e mi piace venire qui a provare, a sperimentare e vedere insomma se quello che ho in mente poi in realtà funziona. E quest'oggi il lago è pieno, ho trovato un buco che sono qui su una piccola punta dove qui si può pescare solamente al lancio. Le altre postazioni hanno la possibilità di utilizzare la barca, ma qui essendo su una punta e al lancio, diciamo, copri tanti tanti bei punti, barca non è, diciamo così, essenziale. Quest'oggi ho deciso di mischiare, dato che negli ultimi tempi ho praticato tantissimo il feeder, ho visto che mischiando un po' le cose si possono ottenere buoni risultati. Quindi ho portato del pellet e inneschi piccoli, perché comunque sia, da quello che ho sentito in giro, il lago non sta rispondendo tanto bene, forse sia per la pressione, sia forse per il freddo, e sia forse, non lo so, però va bene. Niente, mi sbrigo come sempre perché ho una giornata, quindi adesso sono all'incirca delle 7:30 e alle 5 andrò via, anche perché poi arriva il brutto tempo. Oggi anche è una bruttissima giornata, però vedo che forse si potrebbe aprire. Nel dubbio, ho aperto il nuovo oval di Gas Spirit e niente, monto le canne, bagno il pellet e poi ci vediamo e vi spiego quello che sto facendo. A dopo. Come vi dicevo, in questa pescata sto cercando di portare un po' di feeder, un po' di specialist nel car fishing. Per chi non lo sapesse, Dynamite ha un'ampia linea di prodotti che si utilizzano principalmente per feeder e specialist. Nel mio caso oggi ho portato un cavallo di battaglia che i feederisti sicuramente riconosceranno, e questo qua è l'amino. È un pellet che si usa principalmente su piombi a stampo e una volta bagnato diventa praticamente un method. Io quest'oggi ho portato un piombo grande da method, dove poi, una volta bagnato questo, ce lo andrò ad appiccicare. La preparazione del pellet è un passaggio molto importante per la realizzazione poi di questa pescata. E di solito questo tipo di pellet qua, in base al millimetro del pellet, si conta in minuti. Quindi cosa succede? Riempio una bacinella di pellet, ci metto l'acqua. Pellet da 3 mm, 3 minuti di ammollo. Pellet da 4 mm, 4 minuti di ammollo. Di solito i fideristi fanno così. Una cosa che vedo fare spesso è quello di bagnarlo, contare 3 minuti e poi tutta l'acqua che sta dentro la buttano fuori. Cioè, invece, secondo me è più sensato a questo punto bagnarlo un po' alla volta, farlo inumidire, però lasciarlo insomma poi bello carico del suo aroma. Se tu lo metti dentro una bacinella, ci metti l'acqua e poi dopo, una volta che passa i 3 minuti, la scoli, diciamo che l'aroma principale potrebbe tranquillamente, cioè potrei tranquillamente dire che è stato buttato. Quindi io almeno come sempre utilizzo questo sistema qui. Bacinella, pellet all'interno, acqua man mano e lo faccio assorbire così. Se è poca acqua faccio sempre in tempo ad aggiungerne altra. Se è tanta il problema poi dopo si pone. Magari in quel caso si può andare a compensare con un po' di pastura sempre dello stesso tipo per diciamo renderlo poi un po' più colloso. Troppo, troppo morbido, ho paura che poi nel lancio potrebbe perdersi. Abbiamo preparato il pellet, l'ho bagnato. Adesso clippiamo la canna, perché in questo tipo di pesca è importante essere precisi. Di solito non conto mai, non me ne frega niente, quando è car fishing prendo un punto, pio e lancio. Cioè, oggi ho portato i picchetti, oggi misurerò, perché è importante misurare almeno. Utilizzando questo tipo di pesca, questo tipo di sistema di pesca, ho intenzione di rilanciare la canna ogni 3, spara 4 ore, perché
perché comunque sì, abbiamo solamente del pellet. In questo posto non ci sono pesci di disturbo, quindi è anche per questo che ho deciso di utilizzare questo sistema e sono molto tranquillo. Però comunque sia, la ciccia che è sul fondo è veramente poca e di pesciottini ce ne sono, quindi ho deciso che ogni 3-4 ore, secondo me, è giusto rilanciare clippando. E sono sicuro che quando andrò a rifare il secondo lancio, poi o il terzo lancio, sono sicuro che sarò sempre sullo stesso punto. Ho dei picchetti che sono 2 metri. Ogni giro conterò, insomma, quanto sto lontano. Lancio e poi torniamo, magari con un pesce. Vi spiego perché sta a fa giorno. Si è bagnato, il risultato finale che avremo è una salsicciotta bella compatta di pellet, non so se si vede, sì, forse sì, forse no, non lo so, però comunque sia, lavoro finito è questo qui. All'interno c'è un classico piombo da method con un piccolo innesco, tutti i frutti, arancione, ben visibile anche per creare un bel contrasto su questo marroncino. Ora lanciamo la prima canna e vediamo che succede. Questa era l'ultima canna posizionata proprio qui sotto. Passata a mano, un po' di Tiger Nut e un piccolo innesco, anzi piccolo no, una 20 mm affondante singola. Ora aspettiamo, è uscito un bel sole, doveva essere nuvolo, invece c'è sta un sole che spacca i vetri. Vabbè, aspettiamo. È andata. Uno a zero per la carpa. Allora, dato che il primo pesce è andato, sicuramente per un mio errore, vi spiego brevemente la montatura che sto utilizzando quest'oggi, così poi mi concentrerò sulla pesca, sperando che il prossimo pesce non lo slamerò e via, insomma. La montatura è molto semplice. Il piombo è questo qua. Questo è un classico piombo di quelli che si trovano ormai di tutti i tipi, tutte le misure, tutte le marche. Al suo interno ci ho fatto passare un classico Ledcore senza anima in piombo all'interno. Quello che ho fatto vedere, rivedere, che uso spesso, in caso ve lo faccio rivedere, è questo qui. Eccolo qua. Questo è il Gravity di Caspate, quindi Ledcore senza anima in piombo. E niente, alla fine ci ho messo una GL con un anellino un po' più grande per migliorare la mobilità del terminale. Terminale, come vi ho fatto vedere prima, morbido, con piccoli inneschi, tutti i frutti e Tiger Nut semplici affondanti del 14, 14 e 14, una affondante e una bilanciata, colore neutro e un colore un po' più acceso per fare, diciamo, delle prove, perché tante volte il colore può aiutare. Quindi montatura eccola qui. Ora mi concentro sulla pesca, giuro, lascio stare le camere, solo canne da pesca e carpe. A dopo. Ed eccoci qua.
qua, ragazzi, siamo alla fine di questa giornata. Purtroppo, per la prima volta nella storia di Log di Maurizio, questa è la prima sessione del 2023 e, cari ragazzi, torno a casa con un bel cappotto. Sì, ok, ho avuto una partenza questa mattina, ma comunque sia non è fine del guadino, quindi lo considero un cappotto. Tornerò con questa tecnica, magari ve la farò vedere in un altro ambiente, in un'altra situazione, perché secondo me è una strategia che vale la pena, diciamo, riprovare ed usarla, soprattutto in questo periodo. Come avevo detto e come vi hanno detto, il lavoro era bloccato, sapevo quello a cui andavo incontro e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!